candidato portavoce del Movimento 5 Stelle Lega. Questa sera vi presenteremo la lista dei candidati per le elezioni comunali di Denì e il programma. Si sente fino a fondo aperta e partecipata, che coinvolgerà i cittadini con strumenti semplici e democratici, come i referendum comunali, le delibere di iniziativa popolare, le consulte di quartiere, il bilancio partecipato. Sono strumenti rivoluzionari in una democrazia malata e rappresentativa dei partiti e di interessi di pochi. Il bilancio comunale sarà partecipato, verranno stanziati dei soldi per ogni quartiere o frazione e saranno poi le consulte a decidere come spendere il denaro. Questa è la democrazia del basso che intendiamo portare avanti. Il cittadino deve tornare a vivere la propria città, sentirsi parte di questa rivoluzione. E questo è molto importante quanto semplice. Basta smettere di delegare questi cialtroni che hanno rovinato l'Italia, il Piemonte e soprattutto l'Emilia. Nelle ultime settimane le innumerevoli liste civiche che si presentano al voto hanno iniziato a parlare come noi, copiano i programmi e le parole, e se avessero intenzione di attuare questi propositi saremmo ben contenti, ma sono gli stessi che i problemi li hanno creati, decidendo di indebitarci per un'opera delirante come la cittadella, e sono gli stessi che seduti in consiglio comunale decidevano l'usufrutto gratuito al suisma, caricando sulle spalle di noi cittadini ogni spesa, maggioranza e opposizione, perché anche l'opposizione è sempre stata questa porcheria, in parte ha votato a favore e in parte si è astenuta. Per questo sono stati messi in mora dalla Corte dei Conti e gli è stato chiesto un risarcimento di quasi 2 milioni di euro per danno erariale. Sono gli stessi che appoggiavano in tutto il responsabile dello scioglimento del nostro comune per infiltrazioni mafiose e che dovrebbero, per decenza almeno, non ricandidarsi, ma lo fanno ovviamente. Stanno raccontando che la legalità e la trasparenza è la loro bandiera, mentre in Parlamento i loro stessi partiti votano il dimezzamento per i reati politico-mafiosi. Immaginate quale leinicese potrà beneficiare di questa legge vergogna che è appena stata varata. Mi dicono che l'ambiente è molto importante, ma sono a favore di inceneritori e centrali a biomasse. Sono quelli che per 20 anni, scusate, sono quelli che per 20 anni non si sono preoccupati minimamente dell'area ex Colinea, che attende una bonifica appunto da 20 anni. Mi stanno dicendo addirittura, usando le nostre parole, che nessuno deve rimanere indietro. Ma siamo stati gli unici a Leni sia a febbraio dello scorso anno per le politiche, che adesso per questa tornata elettorale, a chiedere alla Commissione che venissero utilizzati i disoccupati o comunque le fasce deboli di Leni come scrutatori. Abbiamo ricevuto la risposta, a febbraio hanno rifiutato senza dare alcuna motivazione, oggi abbiamo ricevuto la risposta, un ennesimo rifiuto. Abbiamo chiesto il motivo per il quale la Commissione decideva di fare di nuovo un sorteggio tra tutti gli iscritti e la risposta è stata: abbiamo deciso così. Non hanno il minimo riguardo per i cittadini. Non vogliono mettersi in testa che sono alle dipendenze dei cittadini, chiunque, amministrazioni, commissari. È ora di non farsi più imbrogliare da questa gente e di mettere il cittadino davanti a ogni cosa. Grazie a tutti. Grazie di essere qui stasera per conoscerci e conoscere il programma che il Movimento 5 Stelle ha in mente per il mio. Io sono Donatella Bioricone, ho 52 anni e vivo a Leni da quando sono sposata, da 30 anni. Ho 2 figli e sono un'operaia in un'azienda del territorio che produce circuiti elettronici e, come molte aziende del settore, combatte con la crisi ormai da quasi 6 anni. Il punto del programma che volevo focalizzare è il lavoro. In questo periodo di crisi, per le famiglie, per le aziende, molti hanno perso la fiducia, la speranza per il futuro. Il comune è difficile per un comune creare dei posti di lavoro,
è una cosa un po' inusuale, forse anche innovativa, però può e deve essere un punto importante per quanto riguarda le aziende del territorio e le persone che sono rimaste escluse dal mercato del lavoro. Ho 27 anni, sono nato e cresciuto a Legni e sono disoccupato, faccio parte di quella larga fetta sempre più grossa di giovani che hanno faticato e faticano sempre a essere introdotti nel mondo del lavoro. E' anche per questo motivo che mi sono avvicinato al movimento e ho deciso a questo punto di dedicare il mio tempo per cambiare direttamente nel paese in cui vivo un po' le cose, per mettermi in gioco. Questa sera vi parlo di due punti che sono alcuni dei cavalli di battaglia del movimento, che sono la trasparenza e la partecipazione, e partirei con un concetto base. Converrete con me che un cittadino ben informato e che ha i mezzi giusti per partecipare, un cittadino che ha veramente in mano il suo paese, può veramente fare la differenza nelle decisioni che vengono prese. Professor Pasqualino, preferisco Lino comunque, ho 46 anni, vivo a Legni dal 2008 e sono impiegato presso la GTT di Torino. Io mi sono avvicinato al movimento a 5 Stelle perché mi sono riconosciuto in alcuni valori e poi perché ho trovato credibilità politica, oltre alla sostanza etica e morale. C'è stato un periodo della mia vita in cui non sapevo veramente più per chi votare, non riuscivo a trovare, mi ero rassegnato. Poi ho conosciuto loro, abbiamo iniziato questa bella esperienza. Sono felice di essere 15 anni, ho 47 anni, una moglie e tre figli e adesso cerco di spiegarvi questo punto del programma che è il territorio e l'ambiente. Allora, il consumo di territorio in maniera selvaggia non ha risparmiato nemmeno il nostro comune, questo è sotto gli occhi di tutti. Io quando sono arrivato qui 15 anni fa, qua fuori era tutto un prato, mi ricordo ormai, era bellissimo, giravo in bicicletta. Poi ho visto nascere un sacco di case, una speculazione edilizia selvaggia e non solo, poi abbiamo capito come mai, no, tutte queste case, perché poi abbiamo capito tutti i loschi traffici degli amici che ci sono stati sotto. La magistratura ce l'ha fatto capire molto bene, anche se adesso fanno finta di niente. Giuseppe Perfetto. Sono io, lo so che sono io, però gli amici, sono io per la lista. Sono Giuseppe Perfetti, mi raccomando me lo scrivete. E io sono architetto, ho 47 anni, ho moglie e due figli e mi occupo di energia da circa 20 anni. Quindi diciamo che l'energia è uno delle 5 stelle con le quali è nato il movimento, quindi uno dei fulcri fondamentali proprio del movimento. Noi stiamo cercando di fare una vera rivoluzione energetica, perché energia in realtà vuol dire, per molti vuol dire petrolio, vuol dire nucleare, vuol dire inceneritore. Per noi l'energia è un'altra cosa. Cominciamo dal risparmio energetico, cominciamo a far capire a tutti cosa vuol dire risparmiare energia e quindi abbassare magari qualche euro in bolletta. E poi, visto che comunque si parla di enti pubblici, cominciamo a far risparmiare i cittadini attraverso i conti del comune. Quindi la prima cosa da fare, secondo me, vista comunque la condizione energetica di qualsiasi ente pubblico, è un piano energetico comunale che contempli una grossa riqualificazione energetica. Francesco Formicola, 41 anni, sono sposato con moglie e tre figli. Lavoro a Torino presso l'AMIA, raccolta rifiuti. Vi parlo, diciamo, dei rifiuti, rifiuti zero. Scusate l'emozione. Da nascita faccio l'idraulico e questa sera vorrei parlarvi di acqua pubblica. L'acqua è un bene prezioso, senza il quale non si potrebbe vivere e quindi non va sprecata. Noi come Movimento 5 Stelle Legni informeremo i cittadini su come ridurre lo spreco di acqua potabile dell'acquedotto attraverso campagne informative, per esempio mentre si usa lo spazzolino per lavarsi i denti o ci si insapona sotto la doccia, se chiudiamo il rubinetto riusciamo ad avere un risparmio notevole. Pertanto intendiamo promuovere l'utilizzo dell'acqua potabile anche per bere, per contribuire all'obiettivo rifiuti zero. Perché l'Italia è il primo paese a consumare in Europa acqua minerale in bottiglia e costa circa 200 volte quella del rubinetto. 50
anni, sono nata e cresciuta in questo paese, ho tre figli e ho la fortuna di fare un lavoro che mi piace molto, cioè di infermiera presso l'ospedale pubblico di Torino, dove quotidianamente mi relaziono con varie persone, tra le quali anche pazienti tumorali. A questo proposito vorrei ricordare che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha inserito l'inquinamento atmosferico tra le sostanze cancerogene del gruppo 1, lo stesso a cui appartiene anche la mia ambito. Le sostanze che inquinano l'aria sono molte, ma quelle che destano maggiore preoccupazioni sono quelle a livello urbano, sono quelle create dal riscaldamento domestico e dal traffico veicolare. Infatti l'unica auto veramente ecologica è quella che non si usa. Insieme ai miei compagni ho deciso di aiutare tutte le persone che, come noi, sono stanche di questo sistema politico. A questo proposito farò una domanda ad ognuno di voi personalmente. Ti è mai capitato di vedere calpestare i tuoi sogni? Chiederti perché è così difficile trovare un lavoro ma è così facile perderlo? Chiederti perché le tasse universitarie aumentano ogni anno tanto da costringerti a lasciare gli studi? Io mi sono fatta questa domanda fino a poco tempo fa e mi sono anche data una risposta. Ho capito che non volevo più sottostare a un sistema che le opportunità ce le toglie, non ce le dà. E quindi ho capito a mie spese che se volevo realizzare le mie speranze dovevo fare qualcosa in prima persona per cambiare lo stato delle cose attuale. E quindi ho deciso di approfittare dell'occasione che mi ha dato il Movimento 5 Stelle. Sono Luana Rizzo, 45 anni, ho tre figli, abito a Leni da oltre 40 anni e dopo essere stata impegnata come mamma, attualmente ho un'occupazione part-time e sto avviando un'azienda sul web con due soci. Ho fatto diverse esperienze di volontariato, cambiando col variare degli impegni familiari, ho iniziato nel 1990 e sto continuando tuttora. Ho partecipato alla prima riunione del Movimento 5 Stelle invitata da un amico, subito sono entrata nel gruppo, in questo gruppo di persone in cui ho finalmente trovato la condivisione delle mie idee e degli obiettivi che avevo già in mente di raggiungere. Continuando invece a parlare di scuola, sposto l'attenzione sul progetto a cui teniamo moltissimo. E nostra intenzione infatti è riportare nella scuola la cucina interna. Buonasera a tutti, mi chiamo Emanuele Lopez, ahimè quest'anno sono 50 anni, con la miseria, me ne farò una ragione. Niente, volevo dire che per dire, essere emozionati non significa non avere le idee chiare, e questo vanno anche a nome di tutti, perché ieri sera eravamo tutti in panico per parlare in pubblico, no? Però ho visto che tutti quanti se la sono cavata alla grande, no? Fino adesso, no? Comunque niente, passiamo allo sport. Allora, allo sport abbiamo intenzione di sfruttare tutti gli spazi sportivi comunali esistenti a Leni, cercando di coinvolgere tutte le associazioni sportive e anche comprese quelle amatoriali e per disabili. Io sono Caterina Eroldi, ho 35 anni e sono una commerciante lenicese. Qui c'è poco da dire, ma c'è molto da fare. Purtroppo negli ultimi anni abbiamo assistito alla chiusura di numerosissimi esercizi commerciali nel nostro paese. Questo è dovuto sicuramente alla crisi che ci attanaglia ormai da innumerevoli anni, ma soprattutto perché poco è stato fatto per cercare di sostenere l'economia locale. Noi abbiamo un obiettivo preciso, probabilmente difficile da sviluppare, ma quello che desideriamo è quello di cercare di ridistribuire all'interno del nostro paese gli acquisti. Vogliamo far sì che la moneta torni a circolare all'interno del nostro paese. Sono Castagno Riccardo, 35 anni, anch'io ho un negozio qui a Leni. Ulteriori obiettivi del nostro gruppo, del nostro movimento, sono la redistribuzione degli acquisti dei cittadini all'interno del tessuto delle attività commerciali locali, facilitare la realizzazione di eventi per catalizzare l'attenzione del pubblico, valorizzare le attività presenti e cercare soluzioni per le nuove attività che vorranno insediarsi con l'attivazione di uno sportello dedicato,
proporre e recepire suggerimenti per tutte le migliorie per la fruibilità delle vie cittadine sia nel centro che nelle zone nuove residenziali. Come anticipava all'inizio Silvia, riprendo le parole sue, il programma è aperto e partecipativo, spero con la mia partecipazione di arricchire tramite le mie esperienze e di dare una mano al gruppo. Grazie a tutti. Bravo. Il livello di concentrazione si sta un po' abbassando. Bene, io sono Simona Quirico, 36 anni, vivo a Lini da sempre, io sono cresciuta qui, lavoro in un'azienda del territorio, sono un'impiegata commerciale e vi parlerò dei servizi sociali e della sanità. Sarò concisa. Wow, così siete. Buonasera a tutti, io mi chiamo Mario Rotella, sono cittadino lenisese da 40 anni e ho due figlie, quindi sono la mia forza, ecco. E io vi parlerò di sicurezza. Solo fare un applauso a altri due componenti del gruppo che sono Salvatore Arduino e Fabio Sarto.